Ciao, sono Giuseppe Di Domenico e sono un esperto di finanza aziendale specializzato nella gestione delle aziende in difficoltà finanziaria. In questo video voglio parlarti di quando il tuo nominativo viene segnalato e perché dovresti preoccuparti del periodo del mese nel quale avvengono gli incassi e i pagamenti della tua azienda. Uno dei concetti che più ha sconvolto il modo di fare impresa in Italia, a partire più o meno dal 2008, è stata l'introduzione nell'uso comune del linguaggio tecnico bancario e di concetti fino allora sconosciuti come il rating, la centrale dei rischi, le segnalazioni negative e la sofferenza. Tutti gli imprenditori hanno iniziato a dover fare i conti con gli effetti dell'introduzione e del perfezionamento del sistema di controllo introdotto dagli intermediari finanziari per migliorare la loro efficienza nella gestione delle linee di credito e per abbattere in questo modo il rischio di insolvenza. Fino allo scoppio della crisi, infatti, sebbene la centrale rischi fosse già stata istituita, il sistema di attribuzione del rating introdotto dal Comitato di Basilea era ancora in fase di sperimentazione, non era considerato affidabile e le banche potevano permettersi di mantenere maglie molto larghe nel trattare i dati e le informazioni dei propri clienti e nel trasmettere al sistema. Oggi, invece, il meccanismo delle segnalazioni è estremamente preciso, ben rodato ed affidabile. Le banche hanno completato il passaggio che li ha portati a introdurre nuovi sistemi di valutazione del rating e, secondo quanto prescritto da Basilea, per le aziende entro i 50 milioni di euro di fatturato, il calcolo del rating, l'attribuzione del punteggio, è sostanzialmente affidata alle informazioni contenute in centrale rischi, che pesano per circa il 90% dell'intero punteggio attribuito. Ogni linea di credito concessa alla tua azienda e perfino le richieste di finanziamento che ti sono state rifiutate vengono segnalate dalle banche ai sistemi di informazione creditizia, che mettono queste informazioni a disposizione dell'intero sistema bancario e finanziario. Quindi banche, finanziarie, società di leasing hanno una specie di cruscotto di controllo in grado di sintetizzare ogni aspetto importante del tuo rapporto con il mondo del credito. Non solo i dati attuali, ma anche le informazioni storiche, che partono dalle origini del rapporto con l'intermediario fino a circa un mese prima della interrogazione in banca dati. La segnalazione delle informazioni avviene infatti su base mensile e rileva i saldi di fine mese, anche se vengono riportati anche i saldi medi. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dalla segnalazione di sofferenza. Infatti, nel caso in cui una banca decida di mettere una delle tue posizioni in sofferenza, la segnalazione al sistema finanziario è immediata, per cui praticamente trascorso il periodo che la banca ti concede per rientrare dell'esposizione, tutto il sistema finanziario viene a conoscenza dello stato di sofferenza. Le informazioni accumulate in questi sistemi di informazione creditizia servono alla banca per attribuirti il rating, per decidere se concederti nuovi finanziamenti o anche solo per scegliere se mantenere in piedi le linee di credito che ti sono già state concesse. Come ho già accennato prima, queste informazioni sono talmente importanti che, secondo le attuali direttive della Banca d'Italia, valgono circa il 90% del punteggio attribuito alla tua azienda se non fatturi più di 50 milioni di euro. La maggior parte delle aziende con cui lavoro o con cui ho lavorato nel passato concentra tutte le proprie scadenze alla fine del mese. Per consuetudine, infatti, la maggior parte dei pagamenti viene posticipato alla fine del mese ed è automatizzato attraverso il sistema delle ricevute bancarie, le cosiddette RIBA. Questa abitudine rappresenta però un fattore di rischio enorme che grava sulle segnalazioni in centrale rischi riferite all'azienda. Infatti, a causa della concentrazione della movimentazione, la fine del mese, che è il momento in cui la maggior parte degli imprenditori concentra quasi tutti i pagamenti più importanti, è anche il momento in cui tutte le linee di credito vengono messe maggiormente in tensione e questo peggiora inevitabilmente il quadro che l'azienda trasmette al sistema bancario tramite il meccanismo delle segnalazioni. Il rating quindi di fatto è messo a rischio in maniera involontaria da un'abitudine che potrebbe facilmente essere corretta. Ciao!